All'Aquila fa freddo, piove, si sta avvicinando l'estate, ma noi di Strade d'Abruzzo ci siamo per una puntata speciale con il sindaco Pierluigi Biondi in divisa estiva di Strade d'Abruzzo. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio, speriamo di sopravvivere visto il clima. Ma sicuramente sì, Strade d'Abruzzo, oggi con Luigi Di Giosia, ben ritrovato Luigi, Ivo Pagliari, ciao Ivo, un saluto, ben ritrovato. C'è anche Carla che ci accompagnerà, l'Aquila 99, che ci accompagnerà in questo giro particolare perché? Perché sarà proprio il sindaco a raccontarsi e a raccontarci l'Aquila pedalando con la bicicletta. Donatello Ricci, immagini e montaggio, saluto e ringrazio l'ufficio stampa del Comune dell'Aquila, Giorgio Alessandri. Siamo pronti per partire, sindaco. Come sta l'Aquila? Beh, sta in netto miglioramento, diciamo. Sicuramente sta meglio del clima, ecco. E qui siamo vicino a uno degli edifici pubblici che tra non molto tempo avremo recuperato, è un pezzo importante, ci sarà una galleria interna, quindi verrà creato un collegamento fra Piazza San Bernardino e Piazza del Teatro, qui vicino c'è l'ex liceo scientifico, per cui sono partiti anche lì i lavori e diventerà anche quello un edificio ad uso comunale, verosimilmente degli uffici. Fra l'altro io sono particolarmente legato perché lì ho fatto 2 anni della mia vita di liceale, perché Pettino ancora non era completato, e quindi abbiamo avuto la fortuna di solcare anche queste aule. Sindaco, le dico una cosa, sia Ivo Pagliari, sia Luigi Di Giosia, ma anche Carla la stanno guardando con un occhio particolare, perché secondo tutti quanti noi l'avevamo molto forte in bici. Diciamo che per il momento ho sperimentato solo la cicletta, non è esattamente la stessa cosa. Vediamo, potrei andare più veloci di loro con un piccolo aiutino. Ivo Pagliari, ben ritrovato Ivo, con il sindaco per conoscere da vicino l'Aquila, raccontata da chi? Dal suo primo cittadino. Beh sì, sicuramente è una bella emozione stare con il sindaco dell'Aquila, che ci racconterà un po' le parti più importanti dell'Aquila. Oggi faremo un giro, partiremo qui da San Bernardino, vedremo altri monumenti ed altre, diciamo, zone dell'Aquila, e ci dirà il sindaco, come dicevi tu prima, come sta l'Aquila e come è stata ristrutturata e come sta crescendo l'Aquila. Sì. L'Aquila sta molto meglio. Sì, io ho lavorato 3 anni all'Aquila pre-terremoto, quindi vengo spesso sia per lavoro ma anche per opportunità commerciali, e vedo che effettivamente sta tornando allo splendore che era prima. Partiamo da qui, da San Bernardino, con il sindaco Pierluigi Biondi, che si racconterà e ci racconterà l'Aquila pedalando. Immagini di Donatello Ricci, siamo pronti, partiamo, seguiteci, Strade d'Abruzzo. Sindaco Biondi, abbiamo iniziato con la bici il nostro viaggio per le vie della città. Da San Bernardino andiamo a vedere quella che è stata un po' uno dei posti che hanno legato l'infanzia di tanti aquilani, la scuola qui, il liceo scientifico. Sì, questo è il famoso liceo scientifico di Via Maiella, il liceo scientifico Andrea Bafile. L'ingresso era qui sotto strada e ricordo che spesso noi, per controllare quanta gente ci fosse, un periodo che stavamo nella cosiddetta casetta, che era un corpo aggiunto che stava in fondo, da qui dietro i vicoli a Piazza Santa Maria di Farfa, scendevamo e andavamo a vedere dalla finestra chi fosse in classe per verificare la percentuale di probabilità che venissimo interrogati. Questa che zona è dell'Aquila, sindaco? Questa è una delle zone più belle, a mio modo di vedere, è Santa Maria di Farfa. Qui siamo a ridosso delle mura, qui a sinistra dove stiamo andando c'è Porta Leoni, di fronte a noi un tempo c'erano tutte le
le case Incis, noi le chiamavamo le case dei militari, che a seguito di un accordo fatto con l'Ater, che era proprietaria, azienda per l'edilizia residenziale, che era proprietaria, abbiamo permutato questi beni e abbiamo realizzato un parcheggio che a breve apriremo, che consentirà anche di valorizzare il tratto delle mura su cui erano addossati questi palazzoni. Sindaco, noi stiamo facendo una prima salita di giornata. La sì. Salita verso il castello cinquecentesco e verso la Fontana Luminosa. Sì. Vedo che pedala molto bene, eh? Sì, sta abbastanza. Mettendo in difficoltà i popagliari. No, i popagliari non si mette in difficoltà niente su nulla. Ecco, qua invece ho un ricordo particolare. Qui a sinistra c'era il distretto militare e c'era anche la possibilità di utilizzarlo come per fare delle feste. Io ricordo che il 23 maggio del 1992 eravamo qui per il 18° compleanno di un mio compagno di classe. All'epoca non c'erano i cellulari, non c'era internet, e ci raggiunse qui la notizia della strage di Capaci, dell'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, la compagna Francesca Morvillo e alcuni componenti della scorta. Fra l'altro, proprio il 23 maggio celebreremo quella data, che è dedicata alle vittime degli attentati di mafia, proprio qui all'Aquila con i ragazzi delle scuole, nell'ambito della 31esima edizione del premio Borsellino. Stiamo per arrivare al castello cinquecentesco. Le faccio una domanda difficilissima, sindaco. Sì. L'Aquila e Pierluigi Biondi, mi definisca questo rapporto. Beh, un rapporto intimo, molto sentito, per certi versi anche viscerale, perché io questa città l'ho battuta palmo a palmo, la conosco approfonditamente, anche perché avendo fatto tantissima politica non c'era spazio di questa città che noi non frequentassimo. Naturalmente la vita non è fatta di sola politica, quindi qua su Via Castello c'era anche una delle tappe fisse del... Il boss. Esattamente, bravo Enrico. Ecco, il boss. Qui c'è il castello cinquecentesco. Che rappresenta per la storia dell'Aquila il castello, sindaco? Questo è il polmone verde, uno dei polmoni verdi della città. Il castello ha rappresentato il simbolo della dominazione spagnola, ha realizzato, come dice l'iscrizione che è all'ingresso, per reprimere l'audacia degli aquilani, un popolo combattente che non si arrende, l'ha dimostrato anche durante il terremoto, ed è anche però poi è diventato invece il luogo della cultura, come sede del Museo Nazionale d'Abruzzo, ma anche della musica con l'Auditorium Carloni, e sul piazzale per un periodo si fecero anche dei concerti di musica classica, di musica leggera, e io vidi per la prima volta lì all'ingresso del castello Vinicio Capossela. Era un giovane esordiente. Questa invece, sindaco, è la Fontana Luminosa, un altro dei posti famosi della città dell'Aquila. Questa è la fontana di Nicola Dantino, dello scultore, che suggella una delle più importanti opere di riqualificazione urbana che ha vissuto la nostra città. Abbiamo dimostrato queste tracce gialle sul terreno, effettivamente servono. Sindaco, alla nostra sinistra lo stadio Fattori dell'Aquila, che ha segnato la storia del rugby aquilano e del calcio aquilano. Ed è il tempio dello sport aquilano. Fra l'altro pochi sanno che all'ingresso della tribuna, ecco esattamente dove ci stiamo avvicinando adesso noi, c'è una targa che ricorda anche
la strage di Superga, la caduta dell'aereo del Grande Torino il 4 maggio del 49 di ritorno. Assolutamente sì. Da un amichevole in Portogallo. Io qui ho vissuto, grazie ai miei genitori, le vittorie degli scudetti dell'Aquila Rugby, dei due scudetti agli inizi degli anni 80, e poi ho seguito con grande passione la cavalcata che nell'aprile del 1994 ci portò a giocarci la finale scudetto a Padova contro il Milan, ma ricordo anche le grandi stagioni dell'Aquila Calcio. Speriamo che, visto lo stato in ripresa dello sport cittadino, che presto quelle emozioni possano essere rivissute. Questa è una delle vie storiche dell'Aquila, Sindaco Biondi. Stiamo iniziando via Strinella, via lunghissima che ci porterà vicino a Collemaggio. Sì, questa via è invece il simbolo, diciamo, degli insediamenti post bellici nella città dell'Aquila, quando le nostre famiglie con tante fatiche iniziarono a ricostruire l'Italia e anche questa città dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è quello che si dice attualmente un quartiere residenziale, è molto vicino al centro storico, basta salire qui su via Tagliacozzo, imboccare le scalette che sono al parco dell'Unicef. E adesso le faccio un'altra domanda, sì. cattiva, un'altra domanda bella. Sì. Un minuto da qui fino alla fine di via Strinella per raccontarci Pierluigi Biondi. Da quando, sindaco, lei lo possiamo dire, siamo coetanei, ancora sì. Fortunatamente non arriviamo a 50. Facciamo un salto indietro di 35 anni. Sì. Chi era Pierluigi Biondi non ancora maggiorenne? Ma 35 anni, quindi 14 anni, sì. Iniziavo il liceo, avevo già scoperto da un po' di tempo la passione politica, però la iniziai a coltivare in maniera pressante. La sezione del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile e il movimento sociale in cui militavo, si trovava prima a via Indipendenza, poi si spostò a via delle Grazie, fu a via delle Grazie che trovai la mia maturazione politica, lì ho conosciuto degli amici che sono ancora oggi i miei amici e ho vissuto intensamente questa passione senza tralasciarne altre, comunque facevamo anche una vita... E quando ha capito che poteva da grande fare il politico? Ma ancora sto cercando di capirlo, perché in realtà c'è una continuità ideale nella militanza politica. Per me amministrare la cosa pubblica non è diversa dalla militanza politica, nel senso che significa mettersi a disposizione per le proprie idee e per migliorare le sorti della comunità in cui si vive. Poi se lo si fa con un volantinaggio, mettendo dei manifesti, facendo attività associativa, come pure abbiamo fatto, o perché uno ha la fortuna, il privilegio di amministrare la propria città, è assolutamente indifferente. Diciamo che da questo punto di vista non ho mai perso l'entusiasmo di quegli anni così, così strani, anche perché erano gli anni del riflusso, erano certo. Gli anni della fine delle passioni politiche. Sente, sindaco, lei ha un difetto, lo sa. Quale? Passioni calcistiche. La passione calcistica è un'altra cosa. Voi dovete immaginare cosa potesse essere per un ragazzo di 14-15 anni essere contemporaneamente militante del Fronte della Gioventù e tifoso del Torino. Penso che ce ne saranno stati, diciamo, fuori da Torino pochissimi altri. Senta, io tra poco la lascerò a Collemaggio alle interviste di Ivo Pagliari e di Luigi Di Giosia, che ci stanno seguendo e stanno facendo un po' fatica a stare in scia nostra. Stiamo in discesa, figurarsi quando prenderemo la salita. Poco fa, perché le ho chiesto se lascia l'Aquila per altri incarichi, lei ha detto che non lascia la donna più bella del mondo. Ma c'è chi dice che per Biondi potrebbe arrivare anche un incarico al ministero, da ministro. No, no, non scherziamo. È un obiettivo? I ministri non si improvvisano, o perlomeno in passato si sono improvvisati.
nel mio partito e nella mia coalizione i ministri non si improvvisano. Ma è un sogno, un obiettivo per Biondi? Io da cattolico prendo quello che la provvidenza ci regala, credo che ci serva molto impegno, molto altro studio, anche un pizzico di fortuna e anche la capacità di essere sempre sul pezzo in quello che si fa. Vediamo come vanno questi 4 anni all'Aquila, ulteriori 4 anni all'Aquila, e poi chi di dovere farà una riflessione anche sul mio futuro. Stiamo arrivando a Colle Maggio, dove la Porta Santa è stata aperta dal Santo Padre, l'ultima perdonanza. Tra un po' la lascio alle interviste di Luigi e di Ivo. Sindaco, siamo pronti per la volata nell'unico Gran Premio della Montagna di giornata? Come no? Siamo pronti? Certo. Vado? Vorrei superarti agevolmente, ma non ti farò questo torto. Noi siamo arrivati a Colle Maggio, il Gran Premio della Montagna è stato vinto da Ivo Pagliari, che ha sfruttato la scia del sindaco e ci ha saltato nel finale. Sindaco, io le faccio una considerazione e poi lascio il microfono a Ivo e Luigi che hanno delle domande. Vedo il classico cantiere in azione davanti a uno dei monumenti più belli dell'Italia, che è la Basilica di Colle Maggio. Ripeto, qui Donatello, il Santo Padre, ha aperto la Porta Santa il 28 agosto. Che cosa state facendo qui a Colle Maggio, Sindaco? Ha aperto la Porta Santa per la prima volta in 728 anni, come si dice. Altro record per il Sindaco. Scusate se può, no? Altro record per questa città. Stiamo facendo l'opera di restyling del prato dopo aver realizzato la gradonata che guarda la Porta Santa, abbiamo cambiato tutta la cordolatura intorno, stiamo ripiantumando il prato e semmai un giorno uscirà un po' di sole e farà spuntare l'erba, sarà un gran bel vedere per questa nostra città. Allora Pierluigi, una domanda, ma ne sono tre sostanzialmente: qual è il luogo dell'Aquila? Il momento che hai vissuto all'Aquila e il momento che vivrai all'Aquila che ti è emozionato e ti emozionerà di più di tutti? Beh, allora, il luogo più emozionante è Via Tittarosa, uno dirà perché, è dove c'è la mia scuola elementare ed è molto emozionante perché io in quella stessa scuola elementare ho portato mia figlia. Il luogo più emozionante, diciamo, la Basilica di San Bernardino, lì mi sono sposato e c'è anche il reparto maternità del San Salvatore, dove sono nati sia Nina che Pietro. Il posto che mi darà più emozione all'Aquila, non lo so, però credo qualunque, perché nel 2027 che finirò questa straordinaria avventura da cittadino semplice, mi piacerà fare una passeggiata per l'Aquila, dalle frazioni al centro storico e ripercorrere all'indietro questi, saranno 10 anni, dal giugno 2017, quando in maniera un po' inaspettata anche per il sottoscritto sono stato chiamato dagli aquilani ad indossare la fascia tricolore di questa città che non ha paragone nel resto d'Italia e nel resto del mondo. Vedo che l'Aquila è tutto un cantiere, la maggior parte manifestano che i fondi ci sono, eccetera, eccetera, ma non si riesce a produrre un'attività di ricostruzione seria e coerente. Come mai l'Aquila ha così tanti cantieri? Merito del sindaco Biondi che sblocca i cantieri e che riesce a farli partire, oppure cosa? È merito di tanti fattori, è merito anche del tempo, perché sono passati ormai 14 anni, mentre i nostri cugini del centro Italia hanno più fresco il ricordo del sisma che li ha colpiti. C'è una cosa che oggi ci agevola, il fatto che questa filiera che dal comune dell'Aquila passa per la regione Abruzzo e arriva fino al governo nazionale. Adesso, senza voler essere partigiani, però certo l'interlocuzione diretta
con la Presidente del Consiglio, con i ministri, con i sottosegretari, con i parlamentari. Fra l'altro abbiamo dei parlamentari eletti all'Aquila e centrodestra non li aveva mai avuti. È un fattore in più, naturalmente, perché abbiamo una capacità di essere ascoltati più velocemente. Sindaco, però un messaggio sulla mobilità sostenibile lo possiamo spendere, perché lei adesso sta pedalando con una bici, diciamo, con l'aiuto, con il supporto del motore. È il futuro per andare al lavoro, per la mobilità? Sì, anche in una città complicata come l'Aquila, dove a metà maggio si può soffrire il freddo. Allora sindaco, noi ci rimettiamo sulle nostre bici, riprendiamo il nostro viaggio, perché ora andiamo a far vedere uno dei posti che è diventato purtroppo simbolo della città dell'Aquila, il Parco della Memoria, per ricordare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Go out. Sindaco, sa cosa le volevo chiedere? Una cosa impossibile che le piacerebbe realizzare all'Aquila. Impossibile però. per l'Aquila e gli aquilani nulla è impossibile. Non so, credo che ci vorranno ancora molti anni, ma mi piacerebbe che in un tempo non troppo lontano il comprensorio sciistico del Gran Sasso d'Italia fosse dotato di un'infrastruttura degna di questo nome, anche e soprattutto degna della bellezza di quella montagna. Un aggettivo per la villa comunale che è alla nostra destra? La villa comunale è bella ed accogliente ed è un luogo dove i più piccolini si sentivano proprio a casa. Io ricordo quando ero ragazzino io qui c'erano non soltanto i croccantini del chiosco che sta lì sopra su via Lerendina, ma anche il trenino, anche ricordo i burattini, insomma. Andiamo verso il Parco della Memoria, sindaco. Sì. Sindaco, siamo arrivati al Parco della Memoria. Questo è un luogo che rappresenta, che ricorda forse una delle parti più brutte della storia dell'Aquila, il terremoto del 6 aprile. Ed è per questo che nel realizzare questo Parco della Memoria abbiamo voluto seguire le indicazioni che ci hanno fatto i familiari delle vittime. Loro non volevano un mausoleo, non volevano un cippo commemorativo, non volevano una lapide. Avevano chiesto che fosse un luogo pieno di vita, un luogo e diciamo l'acqua che zampilla lo sta a testimoniare. Noi adesso lasciamo il Parco della Memoria. Ricordiamo però la signora Centofanti che ha voluto fortemente. Antonietta è stata una donna combattiva. È stata una di quelle che maggiormente ha pungolato l'amministrazione sulla realizzazione di questo luogo. Con Antonietta ci siamo confrontati spesso, a lungo, anche se avevamo idee politiche molto diverse, ma Antonietta non ha mai fatto valere questa sua appartenenza politica, è sempre stata una donna fedele ai suoi ideali, ma fedele anche allo spirito civico che dovrebbe sempre albergare in una comunità. Wanna believe that even when you start
Sindaco, abbiamo ripreso la salita verso Piazza Duomo, siamo quasi arrivati nel nostro giro della città. Rivediamo da vicino lo chalet della villa. Abbiamo Luigi che ci rallenta il passo. Luigi sta facendo fatica, lo sorpassiamo. Purtroppo l'abbiamo perso. Qui c'è anche il consiglio regionale. Sì, l'emiciclo ristrutturato, aperto alla città, un bellissimo esempio di ripensamento di un'area che non si è arresa al com'era dov'era, oggi è il luogo non soltanto di attività istituzionali ma anche di spettacolo, di incontro, è molto molto bello. Qui sindaco stiamo per entrare nel cuore dell'Aquila verso Piazza Duomo, qui si vede proprio la ricostruzione, si vede. Sì, si vede. Una ricostruzione che ha... a che punto sindaco? Beh, la ricostruzione privata ormai siamo veramente alle battute finali nel rilascio dei contributi. Sulla pubblica c'è ancora da correre un po', diciamo, però lì stiamo facendo qualche gran premio della montagna. Della montagna, e sono anche lì fiducioso perché nel frattempo abbiamo ottenuto dei miglioramenti, delle norme derogatorie che ci consentono di essere più fiduciosi. Senta, sindaco, intanto mentre il buon Donatello, la sfida. Il buon Donatello si sta riavvicinando e Luigi ci ha lanciato la sfida in salita, mi riesce a dare una data per la fine anche della ricostruzione pubblica? Ma ci vorrebbe la palla di vetro, io sono abituato, diciamo, in tanti anni di politica ad essere serio nelle dichiarazioni. Provo allora a dare un'ipotetica data io, 5 anni è una data giusta? Da adesso. Il grosso della ricostruzione pubblica, sì, tutta la ricostruzione pubblica, oggettivamente no. Se si pensa che per esempio solo per il Duomo sono previsti 10 anni di lavoro, insomma, c'è ancora molto da fare, però adesso io scatto. Siamo arrivati a Piazza Duomo e qui siamo nel cuore dell'Aquila. Ivo Pagliari, so che quando si parla dell'Aquila, cosa a te particolarmente a cuore, ti chiedo come sta nel complesso la città. Ma io credo che l'Aquila stia bene, tra l'altro diciamo proprio nel centro storico, nel cuore della città comincia a esserci vita e questa è una cosa bellissima. Io ho un figlio di 23 anni, dopo il terremoto purtroppo questi ragazzi hanno vissuto i luoghi che non appartenevano all'Aquila e quindi il fatto di poterli rivedere qui al centro, diciamo socializzare, vivere la città è un aspetto importante, bello, che emoziona sempre. Alle tue spalle c'è la chiesa delle anime sante, il vero simbolo del terremoto, la cupola che crollò in diretta televisiva nella seconda scossa. Sì, guardare quelle immagini e ricordarle onestamente lascia un po' l'amaro in bocca, è un ricordo veramente particolare. Però io voglio precisare che facendo il corso Vittorio Emanuele adesso per arrivare alla Basilica di San Bernardino, dove noi abbiamo iniziato questa puntata, ho visto con molto piacere che sono ripartite parecchie attività commerciali, quindi l'Aquila è ripartita secondo me e sta ancora, c'è da lavorare tantissimo, ma credo che siamo veramente sulla buona strada. Che bella la pavimentazione nuova lungo il corso. Sì, è bella, è merito dei progettisti, degli uffici del comune che tanto ci hanno lavorato e dei consigli sempre preziosissimi da parte della soprintendenza e di tutti coloro che si occupano del bello in Italia, dai beni culturali in giù. Sindaco, grazie ancora. Prima dei saluti, però c'è un'ultima richiesta, la fa come conclusione Ivo Pagliari, però porta la firma del professor Paolo Di Ruscio. Ah sì Enrico, in questi giorni è arrivato il Giro d'Italia a Campo Imperatore e con il prof abbiamo passato 2 giorni di ciclismo. Il primo a vedere, ad ammirare il Giro d'Italia, le bellezze di Campo Imperatore, e il secondo abbiamo fatto un giro qui, diciamo, nelle nostre zone dell'Aquilano. Chiaramente il professore è rimasto affascinato, ma mi ha chiesto di porre una istanza al sindaco.
Ma sarà in grado, sindaco, di fare una strada in pianura nella città dell'Aquila? Ma per chi come noi aquilani è abituato a soffrire, a lottare, le cose in pianura non vanno bene. Noi siamo abituati, come diceva Battisti, le discese ardite e le risalite. Non penso che questa risposta sia piaciuta tanto al professor Paolo Di Ruscio. Caro prof, la settimana prossima, quando torneremo nelle zone dell'Aquilano, sempre pendenze pericolose, sopra al 10%. Grazie a Donatello Ricci, immagine e musica. Io voglio fare un ringraziamento speciale anche all'ufficio stampa del Comune dell'Aquila con Giorgio Alessandria. Detto questo, grazie Carla. Vedo che senti ancora freddo, ora ci andiamo ad allenare un po'. Grazie Ivo Pagliari. Grazie ancora Sindaco Biondi, grazie Luigi Di Giusia, un saluto a Tonino Salvi, naturalmente al prof. Di Ruscio. Ci vediamo prossima settimana, sempre sulle strade d'Abruzzo.